L'assessore Marco Granelli, che con Via Ripamonti pare che abbia un rapporto molto difficoltoso, perché non solo, non ne azzecca una. L'ultima di questa, dopo le buche che abbiamo già documentato e che sono ancora persistenti e persistenti, ha trovato la soluzione per rispondere a una legittima esigenza, che è quella dei disabili, di accedere ai mezzi pubblici, sì, di trovare però una soluzione che è senza senso e del tutto pericolosa. Perché? Perché ha creato dei restringimenti della carreggiata per consentire il livellamento dell'accesso ai disabili. Questo percentualmente quant'è la? Io direi oltre il 50%. Ma assolutamente sì, perché questo è solo un punto, ma sono ripetuti in tutta via Ripamonti fino al ponte, eh sì, e si andrà probabilmente avanti. Quindi tanti imbuti lungo una delle vie più frequentate di Milano. Esatto. Con quali conseguenze però? Le conseguenze sono che le biciclette, quando trovano il restringimento, sono costrette a buttarsi sulla sinistra senza magari guardare indietro, con rischi per la sicurezza personale. Le macchine adesso pattinano con le ruote sulle rotaie, quando pioverà non vorrei mai che succedesse qualcosa di dispiacevole per l'incomunità anche appunto degli utenti della strada. Le biciclette, molte di queste, vanno sui marciapiedi, perché trovando i restringimenti dicono no, è una strada ormai pericolosa, utilizzo i marciapiedi. Ci siamo trovati con tutti i lavori già pronti e non sapevamo niente. Io ho chiesto addirittura ai nostri consiglieri, a lui, al Maiocchi e tutto, nessuno sapeva niente. Ecco, adesso quali problemi sono nati? I problemi sono nati che io vado in bicicletta, io parlo per me, vado in bicicletta, in mezzo alla strada non posso andare, sul marciapiede ci sono le persone e non posso andare, non so, ditemi voi, ci sono le buche e poi c'è tanto, guardi, ci saranno 30 centimetri. Poi immagino che qui, quando la gente finisce di lavorare, sia un caos totale. Totale, sì sì, proprio è al mattino e alla sera è una cosa incredibile, cioè di macchine che passano, non lo so come faranno, ci sono i camion che si fermano, non possono passare, escono da lì, esce da lì la 34, si ferma subito qua. Tra l'altro chissà che concentrazioni di PM10 e di inquinamento. Inquinamento, senz'altro.